Grazie, provo in pochi minuti anche perché io ho 3 ore e mezzo di viaggio e poi non vi voglio rovinare la domenica, nel senso che vi ringrazio già di essere così tanti qua con noi. Peraltro ero venuto di recente a sostenere la riconferma, tra l'altro al primo turno, del sindaco di Teramo. Grazie al Partito Democratico dell'Abruzzo, grazie a tutti i livelli territoriali, non solo per l'invito ma anche per il grande lavoro che avete fatto. È stato detto da Marinelli subito ed è vero che questo è un voto molto particolare, perché questo è un po' il cuore, diciamo, dal punto di vista sentimentale e politico di Fratelli d'Italia. È stato il primo presidente di regione eletto da parte loro, qui è stata candidata ed eletta la stessa Presidente del Consiglio, qui si gioca una partita che può avere un valore simbolico che va oltre le dimensioni di questa peraltro bellissima regione. E le condizioni per potercela fare ci sono tutte, o quantomeno credo possiate dirvi che non avete sbagliato nulla. La partita è difficile perché c'è un vento di destra che percorre l'Europa, il paese, perché c'è un voto che ha avuto le sembianze, c'è un radicamento anche, diciamolo pure, più che istituzionale, di potere. Raccontavo ieri come io ieri l'altro sono stato a inaugurare San Mauro Pascoli, una nuova scuola elementare, la mensa di una scuola secondaria. E mi avevano chiesto, perché si vota tra pochi mesi per il comune, di andare a inaugurare la sede del circolo PD, ma ho detto vengo un'altra volta, perché quando vado da presidente di regione in un luogo non voglio mischiare le due cariche che ho, perché quando sei eletto in una istituzione, quando eserciti quel ruolo, devi ricordarti che negli anni che ci stai devi rappresentare anche quelli che non ti voteranno mai. Qui invece mi viene raccontato che addirittura in un piccolo comune si presentano e alle rimostranze del sindaco di usare un tono istituzionale lo minacciano di togliergli il finanziamento che gli era stato assegnato. Guardate che questo è gravissimo, perché le istituzioni vanno messe al riparo, siamo eletti da una parte ma dobbiamo rappresentare tutti per gli anni di governo. Guardate, non è una cosa di poco conto, perché ha a che fare direttamente con il cuore del tema del buon governo, perché anche il rispetto di chiunque, indipendentemente da come la pensa, è buon governo. Ora, avere deciso da parte del Partito Democratico di darsi da fare generosamente per allargare la coalizione a chiunque è importante. Ieri sera mi chiedevano mai il campo largo, a me le definizioni interessano poco. Mi viene persino da dire che chi va a votare sarà decisivo? Forse non sa nemmeno quali sono i partiti messi insieme, perché una parte di persone non segue la politica come facciamo noi, giusto o sbagliato che sia, e va più a sensazioni, a sentimento. E mi pare che avere messo insieme in un progetto politico però pezzi di centrosinistra e non solo, perché c'è anche una parte di civismo che non vuole nemmeno definirsi probabilmente, ma che vuole accettare non solo la protesta, questo è il valore di un civismo che si candida a guidare una regione, ma vuole prendersi la responsabilità anche della proposta. E guardate, mettere insieme pezzi che purtroppo a livello nazionale e purtroppo qua e là in troppi territori, tante volte riguarda anche noi da soli come Partito Democratico, che rinunciano alle divisioni ma provano a unirsi, è già qualcosa come messaggio di molto importante. Ed è importante perché assume quel valore che spero in futuro sempre più troveremo nel paese per chi vuole essere alternativo a questa destra, che altrimenti rischia di rimanere al potere e al governo dal livello statale, centrale a quello territoriale, più che in nome delle proprie capacità e meriti, in ragione delle nostre divisioni. E aver deciso di puntare su una figura come giustamente l'avete definito, autorevole,
come il candidato alla presidenza, Luciano D'Amico, è un fatto importante. C'è un valore della persona per bene, di un galantuomo. Poi c'è il valore di chi ha dimostrato nel lavoro che ha svolto, in particolare in campo accademico, una competenza e una qualità che per i ruoli che ha assunto vuol dire che gli sono stati assegnati dagli altri. E che ha deciso, quando oggi dalla politica a volte viene la tentazione di starci lontano più che andarci vicino, ha accettato questa sfida. E credo che il Partito Democratico si sia comportato bene, perché prima ancora che l'appartenenza mette in campo il valore dell'unità e del tentativo di allargare. È stato detto prima bene. Ora, io non credo nemmeno che noi dobbiamo andare a fare l'esame del sangue agli elettori. Sapete che non sono uno che pensa che si vince per quanto critichi gli altri, perché alle persone che ti sentono criticare, per quelli non appassionati così tanto di politica, sentire critiche sembra persino che tu critichi perché hai poco da dire in alternativa. E allora quelli che incontrate, come è stato giustamente detto, non chiedetegli chi hanno votato la volta precedente, e nemmeno chi voteranno le europee che saranno tra qualche settimana, votino chi gli pare. Fategli una domanda: state meglio o peggio rispetto a 5 anni fa in questa regione? Se sei imprenditore, come sta la tua impresa? Se lavori, se hai un lavoro più qualificato e sicuro? Se le prestazioni sanitarie sono meglio o peggio di prima? Se dal punto di vista turistico, delle infrastrutture, degli investimenti va meglio o peggio di prima? Allora, se è questo, io vorrei provare a concludere proprio affrontando 3-4 questioni molto banali che avete detto, che ci siamo detti ieri, lasciandone altre, ma perché poi è inutile che stiamo a far perdere tempo. Proviamo a concentrarci su questioni chiave, peraltro dette qui ad Alba per le ragioni che ha dal punto di vista geografico del suo patrimonio in questa provincia di Teramo, che mi dicevate ha circa 3/4 dell'intero flusso turistico e anche indotto turistico della regione. La prima è se l'aeroporto di Pescara perde voli e compagnie aeree, ci sta meglio di prima o peggio di prima? Se i treni e gli investimenti sulle infrastrutture non sono adeguate o moderne come meriterebbe questo territorio, che per la sua posizione geografica è direttamente insito dentro la dorsale adriatica, è meglio o peggio di prima? No, lo dico perché dal punto di vista dei trasporti, per quanto noi non siamo mica dei fenomeni, la regione Emilia-Romagna oggi, per gli investimenti che abbiamo fatto insieme ai privati, con una gara che ha messo tutte le tratte regionali in gestione a privati, in cambio però dovevano mettere 600 milioni e 300 li metteva il pubblico, a proposito del rapporto tra pubblico e privato, per gli investimenti, noi abbiamo il parco treni regionali più giovane d'Europa. Hanno tutti una media di meno 2 anni. Sono treni e carrozze che hanno tutti quanti l'aria climatizzata, i posti per i disabili, i posti per le biciclette, perché oggi andare in bici è diventato uno dei fattori di anche turismo e di competitività turistica più importante. E quell'investimento si chiama politiche industriali, quelle che non fa il governo del paese e non ha fatto, mi pare, minimamente la regione da queste parti, perché realizzare oltre 100 treni con qualche migliaio di carrozze certamente ci ha portato i sindacati e le associazioni di impresa tutte dalla nostra parte, perché voleva dire anche progettarle, arredarle, assemblarle, realizzarle, ed era per parecchi anni posti di lavoro e garanzia di poter svolgere il lavoro da impresa. E una volta terminato e realizzato ti lasciava un parco di treni regionali che ci sali sopra volentieri, perché se vuoi essere competitivo col mezzo privato, dove comunque la musica l'ascolti, se vuoi l'aria è fresca o calda a seconda del bisogno che hai rispetto alla stagione in cui circoli, devono essere non carri merci o bestiame ma treni ultramoderni che ti permettano di poter avere un servizio. E per questo ieri ci diceva il candidato che vuole garantire il trasporto pubblico locale gratuito. Noi l'abbiamo fatto per oltre 220.000 emiliano-romagnoli, tanti studenti, tutti quelli fino a 14 anni, fino a un reddito ISEE a 30.000 fino ai 19 anni, ma è 3/4 dei cittadini, delle famiglie, e molti pendolari che vanno e tornano a scuola o dal lavoro gratis, perché abbiamo voluto anche in solido premiare coloro che rinunciano a inquinare
e salgono su un mezzo che inquina molto poco, la Corriera, che ne carica comunque 50 o non inquina praticamente per niente il treno, posto che saremo la prima regione che avrà a breve tutte elettrificate le tratte per non inquinare proprio per niente. E guardate, questo fa la differenza, perché ad esempio nelle aree interne, quando vai a scuola, in particolare nelle secondarie, verso la pianura, sono risparmi da centinaia di euro all'anno per ogni tuo figlio o figlia. Fa la differenza anche questo. E sul turismo ci raccontavamo prima, noi abbiamo messo 40 milioni di euro a disposizione dei comuni con bandi pubblici, con loro cofinanziamento, ma noi abbiamo assicurato dal 70% addirittura in un caso al 100% di rifacimento completo dei lungomari, per togliere i parcheggi delle auto e trasformarli in luoghi dove ci sono ciclabili, ciclopedonali, verde, attrezzi ginnici gratuiti all'aperto. Se andate a Rimini o giù di lì troverete la più grande palestra a cielo aperto del mondo, perché il messaggio della cartolina che dovevamo mandare al mondo era che nei luoghi del divertimento, in ogni caso, il turismo cresce molto a misura di famiglie e di bambini, perché è il turismo che nel mondo sta più esplodendo, insieme a quello sportivo e culturale. Si è fatto tutto questo? O meglio, non dico tutto, perché magari abbiamo sbagliato tante cose che noi, ma questi investimenti si vedono? Mi pare di aver capito, anzi, che forse la provincia che più dà in termini di turismo è quella tra le più penalizzate rispetto agli investimenti da altre parti. E forse perché c'è il centro-sinistra? Vedete, da questo punto di vista, investire significa ad esempio darsi da fare per le strutture ricettive. Ad esempio noi, andando due volte in Lussemburgo, dove c'è la sede centrale della Banca Europea degli Investimenti, abbiamo fatto un accordo con la BEI, e siccome gli imprenditori che incontravo, ai quali dicevamo anche noi, guardate che bisogna in certi casi migliorare le strutture ricettive, non accontentatevi se avete successo da molti anni, perché il turismo cambia nel mondo, e ad esempio una spa, una palestra o meno la devi avere, perché altrimenti va da altre parti. E mi dicevano, guarda che a noi non è che servono più risorse, quello che più ci mette in difficoltà è quando andiamo a chiedere un prestito in banca e ci chiedono, con tassi molto alti, oggi i tassi sono altissimi, di rientrare in pochi anni, e non ce la facciamo. Noi abbiamo ottenuto che un finanziamento con un fondo rotativo da 300 milioni di euro, puoi partecipare a bandi, chiedere un prestito, ti diamo pochissimo dal punto di vista di soldi a fondo perduto, ma ti garantiamo che con tassi praticamente azzerati puoi rientrare in 15 anni, e le cose stanno cominciando a funzionare bene. Si chiamano politiche, è un'idea di sviluppo, è l'idea che anche quando hai successo, anche quando ne hai avuto di più o ne hai, siamo tornati a oltre 60 milioni di presenze turistiche, come in epoca pre-pandemia, ma è proprio quando le cose tornano ad andare benino o vanno bene che devi avere il coraggio di investire, perché è lì che puoi essere 100 metri avanti quando altri cercheranno di raggiungerti e superarti. Oppure penso a questo tema delle aree interne. Non abbiamo inventato nulla, ma da quest'anno tutti i comuni montani o del Basso Ferrarese, area interna, lì addirittura sono sotto il livello del mare, non c'è neanche la collina, da quest'anno tutti gli asili nido sono gratuiti in Emilia Romagna per coloro che vivono in quei comuni. Sono un terzo di comuni. E abbiamo ai sindaci che hanno un servizio che da un punto di vista di costo, sono i servizi a domanda individuale più costosi che esistano, se li vuoi organizzare e svolgere bene. Siamo passati da 4.500 a 5.300 euro attraverso un investimento, utilizzando per la prima volta il Fondo Sociale Europeo. Se crei un nuovo posto di nido, passiamo a fino a 5.300 euro ti diamo. E comunque diamo molte risorse a tutti i comuni, e in molti comuni molti posti di nido sono già o gratuiti o molto ridotte le rette per venire incontro ai cittadini e alle famiglie. E anche se abbiamo uno dei numeri di posti di asili nido più alti d'Europa, non ci accontentiamo, perché chi non ci va, c'è ancora un 20-30% che non riescono, non hanno nulla quelli, e mi dicono, ma cosa vai a dire in giro che siete i migliori d'Italia, del mondo e d'Europa? Noi non abbiamo nulla, ha ragione. E attenti, non è mica vero che sono i posti, vabbè, sono i ricchi, si arrangeranno. No, basta essere, per le regole che c'è in questo paese, una coppia
mamma e papà, liberi professionisti o partite IVA, quelli anche se non arrivano a fine mese al nido il bimbo non glielo mandano mai. E siccome ormai è accertato, mentre la destra mi diceva vuoi strappare i bambini dalle famiglie per portarli al nido, a parte che non è un servizio, non è scuola dell'obbligo, uno ci va se vuole, ma anche tanti loro elettori glieli portano volentieri, perché è un servizio di welfare da un lato, per permettere a entrambi di lavorare se c'è lavoro, ma è anche la prima agenzia educativa del territorio, se è vero come è vero che è certificato che chi va al nido e alla materna, chi li frequenta, nei gradi di studio successivi ha più capacità di apprendimento e di socializzazione. E guarda, visto che quando si parla di università saresti tu a spiegare a me come si fa, se diventerai, come ci auguriamo tutti, presidente, abbiamo fatto una scelta che ci siamo inventati. Abbiamo introdotto l'inglese negli asili nido, ne abbiamo già più di 300 e nei prossimi anni tutti i nidi e le materne vorrebbero ci fosse, vorremmo, non è che cambiare la vita la gente, ma è l'idea che quei bambini e bambine, come accade già in qualche parte del mondo, quando entreranno nel mercato del lavoro o della ricerca, se vorranno continuare a studiare o stare nell'università, siano più forti sapendo una lingua straniera uguale a quella madre, non più deboli. Abbiamo preso l'alma mater di Bologna, che conosci bene, gli abbiamo detto fate un corso di formazione perché poi vanno formati. E vedo che dove vado questa cosa piace da matti. Puoi aver votato chi ti pare, ma se tuo figlio e tua figlia già dall'asilo nido o dalla materna gli garantiscono l'insegnamento a lingua straniera, sappiate che ci applaudono, non è che ci fischiano. Ma anche lì devi avere un'idea che l'investimento sulla scuola, siamo stati a Pescara stamattina, stanno andando a chiudere uno delle scuole più gloriose, importanti, in un quartiere complicato. Ma se dici che devi investire sulle periferie e gli vai a tagliare il primo grande investimento che andrebbe fatto, che è la scuola pubblica per tutti e per tutte. Perché soprattutto chi ha problemi a casa o in famiglia o è a disagio ha bisogno di stare insieme agli altri. E poi l'autonomia differenziata. Io sono di quelli che al PD ha sempre detto, lo sapete, non schieriamoci contro per definizione, perché è prevista dalla Costituzione. E se la Costituzione è la più bella del mondo, non lo può essere solo quando ci pare. E se guardo alle distanze di questo paese, che si stanno acuendo, non diminuendo, con un sud sempre più lontano dal nord, e io ci sto male, perché io mi sento italiano prima che mi chiamo romagnolo. Tra i tanti primati che la mia regione può vantare, ce n'è uno che a me non dà soddisfazione. È uscita la classifica ieri l'altro. Siamo per numero di abitanti la regione che ha più cittadini italiani che vengono a curarsi in Emilia-Romagna di quelli che dall'Emilia-Romagna, nelle zone di confine, vanno a curarsi in altre regioni. Non ne sono contento. Io vorrei vivere in un paese, spero tra pochi anni, in cui ognuno si cura vicino a casa sua e tutti gli italiani hanno le stesse possibilità di cura. E se però il paese è così squilibrato e da quando esiste la Repubblica Italiana, perché per fortuna hanno vinto quelli che permettono anche a quelli che fanno così di poter dire delle cretinate e poter avere azioni, perché anche a loro gli abbiamo dato libertà e democrazia, ogni riferimento è puramente casuale, guardate che se fino ad oggi autonomia differenziata non è stata assegnata a nessuna regione, non è che l'Italia è andata bene dal punto di vista delle differenze, quindi attenti. Però basta che usino, ma anche Bonaccini e l'Emilia Romagna erano d'accordo, posto che noi non abbiamo avuto nessun voto contrario in assemblea legislativa, quando io firmai il preaccordo con l'allora Presidente del Consiglio Gentiloni e la scrissi la richiesta insieme a tutte le parti sociali, compresi i sindacati, la scrissi, non la condivisi. La scrisse, perché noi siamo fatti così. Ma non usino il fatto che noi la volevamo, perché era radicalmente diversa da questa vergogna che Calderoli vuol portare avanti. E non mi sento minimamente in contraddizione ad essere quello che insieme all'allora povero Roberto Maroni e Luca Zaia fece un preaccordo per provare, eravamo nel 2017,
a costruire le condizioni, peraltro noi non facemmo il referendum, perché andare a chiedere ai cittadini una cosa che non era prevista nemmeno dalla Costituzione, se sei d'accordo con più autonomia, quello era il quesito, era come chiedere ai bambini se volevano bene la loro mamma, era normale che andare a lavorare, a votare, tutti votavano sì, ma noi abbiamo risparmiato tra i 20 e i 50 milioni di euro, eh? Noi non avevamo chiesto tutte le materie, perché chiedere la scuola e la sanità in un paese dove dovrebbe investire di più sulla sanità e la scuola pubblica proprio per diminuire le differenze era un errore per noi. Ma anche il turismo, lo dice una delle regioni più turistiche d'Italia, ma quando andiamo nel mondo è poco importante che l'Emilia Romagna si presenti in Cina, che pur lo facciamo, oppure la Lombardia in Giappone, che pur lo fa, o l'Abruzzo in Argentina, che pur lo fa. Ognuno di noi va a promuoversi, ma è l'Italia in quanto tale come paese che deve essere colei che porta più turisti di oggi, perché è il paese che ha oltre la metà delle bellezze turistiche, artistiche, architettoniche, non può avere meno turisti di Spagna e Francia, dai, perché è sempre mancata una regia. Oppure non abbiamo chiesto noi di inserire nella richiesta di autonomia le politiche energetiche, perché l'Italia che manca di materie prime, se fa 20 piani energetici regionali e va in Europa, i bussi non ti aprono neanche la porta, posto che noi stiamo costruendo il secondo rigassificatore dopo quello di Piombino per l'Italia, perché per troppi anni ha vinto la politica dei no in questo paese, e se avessimo avuto quegli impianti non avremmo pagato le bollette più care al mondo, eh? Quando sarà terminato quello di Ravenna, entro 2 anni, in caso di crisi comunque noi non dipenderemo più per una goccia del gas di Putin. Già da un punto di vista democratico non è poco, eh? Ve lo dico perché mi hanno nominato il governo Meloni l'anno scorso commissario straordinario alla realizzazione del rigassificatore. Vedi che quando vogliono mi nominano commissario straordinario. Però, siccome la transizione ecologica, visto che loro negano persino i cambiamenti climatici, no? E cosa dire dopo 4 miliardi e mezzo di metri cubi scaricati in poche ore sulla Romagna, terzo tra i 3 eventi più catastrofici al mondo del 2023 mai registrato nella storia. Altro che ci sono i cambiamenti climatici, dobbiamo tutti inquinare meno. Tant'è che il rigassificatore non è nemmeno il futuro, è la transizione, perché noi abbiamo già presentato un progetto da 1 miliardo di euro, si chiama Agnes, nelle acque ravennate, 12 km oltre il rigassificatore, per realizzare il più grande parco eolico d'Italia, forse d'Europa. Il vento, così come il sole, l'idrogeno, il geotermico, l'elettrico, devono essere quelle energie pulite che ci danno la forza di competere, mandando a ridurre per poi rinunciare sempre più in futuro alle energie fossili. Non mi pare ci sia una grande idea di transizione ecologica in questo paese da parte di questa destra. E dal punto di vista dell'autonomia differenziata, noi avevamo proposto un'autonomia che chiedeva poche materie, soprattutto non chiedeva un euro in più di quello che ci danno oggi, anzi io ho sempre detto datecene uno in meno, a noi non interessa più risorse, perché se ne date a noi è evidente che le togliete a qualcuno, sappiamo già a chi le avrebbero tolte, a chi ne avrebbe più bisogno, non meno. Noi chiedevamo semplificazione, perché la burocrazia è un costo drammatico per questo paese, e chiedevamo programmabilità degli investimenti, perché chi fa l'amministratore pubblico l'ha fatto, sa che in questo paese è impossibile programmare, perché non sai mai un anno per l'altro quante risorse ti vengono assegnate. Fratelli d'Italia è sempre stata contro l'autonomia differenziata. Com'è che non dicono nulla? Perché? Perché la scambiano, a proposito di istituzioni o di valore di appartenenza di un partito, con il premierato sgangherato che stanno proponendo. O verrebbe da dire, in un paese in cui mi pare una delle figure più autorevolmente riconosciute, mentre le autorità tutte vengono abbastanza ridotte alla crisi, come quella del Presidente della Repubblica, noi andiamo a intaccare proprio la figura del Presidente della Repubblica? Per fortuna che c'è stato Mattarella in questi anni, eh? Ecco, questa riforma sappiate in ogni caso che è un bluff, non hanno i soldi per metterla in pratica.
Noi avevamo chiesto e scritto, io l'ho detto in 3 audizioni parlamentari, dove persino il Movimento 5 Stelle veniva a farmi complimenti, che non si poteva parlare di autonomia differenziata per chiunque, nemmeno per la mia regione, se prima non fossero stati definiti i cosiddetti LEP, livelli essenziali di prestazione, dal Parlamento, e che la legge andava parlamentarizzata, nel senso di farla votare ai parlamentari. Perché? Perché pochi sanno che quando una legge venisse assegnata, cioè ti concedessero l'autonomia differenziata, non è che basta che si mettano d'accordo la regione e il governo, perché deve essere votata con maggioranza qualificata dai 2 rami del Parlamento, dove persino la Lombardia, che è la più grande con un sesto degli abitanti d'Italia, non può da sola con i suoi parlamentari, anche fossero tutti d'accordo di tutti i partiti, votarsela, perché devono votare per gran parte in maggioranza parlamentari che non sono stati eletti o non vivono in quella regione. E definire i LEP, che non faranno, è la garanzia che anche le regioni che non avessero mai voluto chiedere l'autonomia differenziata erano garantiti che rispetto ai trasferimenti sapevano esattamente cosa gli sarebbe stato riconosciuto l'anno successivo. Questa è un'autonomia imbarazzante, persino pericolosa dal punto di vista degli squilibri che crea nel paese, e io non avevo alcun imbarazzo a essere pochi mesi fa di fianco alla segretaria Lichtenstein quando ha convocato la manifestazione a Roma per dire che siamo contro insieme a tante parti anche sociali a questa autonomia, e sono contento che tutte le opposizioni in Parlamento, che abbiamo detto troppo spesso si dividono, sono tutte contro questa proposta di Calderoni. Verrebbe da dire che i soldi non ce li hanno, e com'è che vogliono andare avanti? Verrebbe da dire che la Lega, così in crisi nel centro-sud del paese, stia pensando allora di tornare a quella che io contestavo, perché quando anche Veneto e Lombardia chiamava la gente a votare al referendum per propaganda, perché non se ne è fatto nulla, dicendo tratterremo qui 9 decimi di fiscalità, allora la si chiami col proprio nome. Se vuoi trattenere la gran parte delle tasse non si chiama autonomia differenziata, si chiama secessione, e noi non la possiamo tollerare. Non so Marsilio cosa pensa dell'autonomia differenziata. Ho l'impressione che si accodi, pur sapendo, perché mi ricordo le discussioni di allora, quanto non fosse assolutamente così favorevole. Da ultimo e chiudo, la sanità, avete detto bene, hanno già detto benissimo. Guardate, se c'è una cosa che ci deve caratterizzare è che bisogna che chi è fuori da qui abbia votato Meloni e Salvini, è lo stesso, ma sappia che noi e ci veda come quelli che più ci battiamo per difendere un diritto sacrosanto e universalistico, che insieme a quello dell'istruzione sono 2 diritti che chi vi parla pensa, mentre aggiungo che l'impresa ha un valore sociale, senza impresa non c'è lavoro, l'ha detto il Presidente Mattarella all'ultima assemblea di Confindustria e io lo sottoscrivo, ma ci sono 2 diritti che quelli come noi, per l'idea che abbiamo di società, devono difendere fino alla morte. Il diritto all'istruzione, il diritto alla salute lo deve garantire in via prioritaria il pubblico e lo Stato, perché vogliamo che un povero abbia lo stesso diritto di istruirsi e curarsi di un ricco. Ma se qui ad Alba o in qualsiasi luogo della provincia di Fermo voi chiedete, è più facile oggi prenotare una visita specialistica o i mesi, se non gli anni, si accumulano? Perché hanno tagliato le risorse. Quando Meloni dice, ma come, ho trovato uno al bar che mi dice, ma no, ho sentito la Presidente del Consiglio dire che aumenteranno come nessun altro il Fondo Sanitario Nazionale. Alla fine dei prossimi 3 anni sarà il più alto in assoluto avuto nella storia del paese. Ma io ho avuto a che fare con 7 governi, ogni Presidente del Consiglio che se n'è andato, che il suo governo l'aveva messo il più alto che c'era stato nella storia del paese, perché ogni anno lo si aumenta il Fondo Sanitario Nazionale. Il problema è che va visto in rapporto al prodotto interno lordo di quell'anno, perché quando l'inflazione era recentemente al 12%, il miliardo che ci hanno dato con la destra ci è stato tolto con gli interessi con la sinistra, e noi siamo scesi al 6,5% nel rapporto tra spesa pubblica in sanità e PIL, 16esimi in Europa. Con la manovra finanziaria che hanno approvato, tra 2 anni scenderemo al 6,1%. L'ha detto bene, l'avete detto bene, hanno in testa il modello lombardo, che per metà è sanità privata, o il modello americano
dove conta il conto corrente bancario o l'assicurazione privata per essere certi di essere curati. Noi a questo dobbiamo mettere in campo un'azione di contrasto durissima, perché lo sanno i cittadini, lo sanno i professionisti della sanità. Io ho detto che dal taglio del cuneo fiscale noi dobbiamo dire che le prime professioni alle quali andrebbe alzata la busta paga sono i medici e gli infermieri del sistema sanitario pubblico italiano. Non possiamo chiamarli eroi solo quando ha messo la loro vita a rischio e qualcuno se l'ha rimessa per difendere le nostre. Oggi se ne vanno dal sistema pubblico, vanno all'estero o verso il privato, o addirittura nell'emergenza urgenza vogliono proprio andarsene perché è diventato uno dei lavori più usuranti in questo paese. Posto che mancano i professionisti, so che anche nel PD non sono tutti d'accordo con me, io insisto, in via straordinaria per qualche anno andrebbe tolto l'accesso a numero chiuso alla facoltà di medicina, perché noi continuiamo a avere pochi professionisti. Ma detto questo e concludo, questa destra sta peggiorando drammaticamente, drasticamente la qualità del servizio sanitario. E allora puoi aver votato Meloni e Salvini finché ti pare, ma visto che si vota per i prossimi 5 anni in Abruzzo e tutti mi dite che il sistema sanitario è drammaticamente peggiorato, quando devi curare i tuoi figli, i tuoi genitori o te stesso, conta poco l'appartenenza politica. Raccontiamoglielo, spieghiamoli, non chiediamoli il voto per tutta la vita, chiediamoli in Abruzzo per i prossimi 5 anni, perché vogliamo portare questa regione insieme al presidente D'Amico al livello di qualità che merita.